La meta è vicina e Norbert Hofer, pur di diventare presidente, ammorbidisce i toni. Il candidato della destra populista, nazionalista ed euroscettica, nega di aver mai pensato a un'uscita dell'Austria dall'Unione Europea. Es muss der alte Staub abgeschüttelt werden. Dobbiamo solo spazzare via la vecchia polvere e tornare a sentirci fieri di essere austriaci, dice nell'ultimo suo discorso prima del voto di domenica. Si ripete il ballottaggio dopo che le elezioni a maggio furono annullate per irregolarità nello scrutinio delle schede inviate dall'estero. Allora Hofer aveva perso di misura solo 31.000 voti in meno del rivale Alexander van der Bellen, il professore candidato indipendente ed ex leader dei Verdi. E con il discorso di Alexander van der Bellen si chiude la lunghissima campagna elettorale che non ha risparmiato colpi bassi. Per van der Bellen, Hofer è impresentabile. Lo accusa e tira fuori il peggio dalla gente di voler distruggere l'Europa, flirtando con i nostalgici del nazismo. Le ultime parole però sono di speranza. Tocca a van der Bellen, figlio di rifugiati in fuga dalla Russia stalinista, battersi adesso per un'Austria inclusiva che non respinga i migranti. Anche se l'arrivo di 130.000 stranieri, solo negli ultimi 2 anni, ha di fatto spaccato il paese a metà, tra chi è favorevole all'accoglienza e chi invece vuole dare la precedenza ai bisogni degli austriaci.